Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. In questo video vi parlerò dei viaggi, o meglio dei viaggi che di solito faccio con i miei genitori. Dovete sapere che noi abbiamo un problemino. La nostra macchina è piccola, molto piccola. Può portare quattro persone. Il problemino è questo, che noi per andare, diciamo, 10 giorni, 15 giorni in montagna, praticamente nessuno di noi vuole rinunciare a qualcosa di importante. Quindi alla fine cominciamo. Prima mio padre con 5 valigie, poi io ovviamente almeno 2. E poi ci sta la mia mamma che è lo stesso, e poi ci sta mia sorella. Ovviamente queste valigie le dobbiamo mettere nel cofano. E quindi si parte. Poi ovviamente i miei genitori dicono sempre, ma visto che in montagna comunque è un paesino sperduto, così, perché non ci fermiamo a Ortona? Facciamo la spesa per un mese e poi dritti verso, diciamo, il nostro obiettivo. E vabbè, facciamo la spesa. Alla fine un carrello pieno di spesa. Mettiamo dentro la macchina e ovviamente si parte, ma immaginatevi la scena, loro due bello davanti, io che praticamente sto dietro, mi tocca stare tutte le volte nelle posizioni più assurde per entrarci, mi tocca stare perché, capito, io ovviamente sono una contorsionista, quindi mi posso permettere di allargare le gambe perché così ci si entra meglio. Poi un'altra particolarità che succede quando viaggiamo sono le cosiddette curve. E infatti io, mia mamma e mia sorella facciamo a turno perché ci viene praticamente da vomitare. E quindi dobbiamo fermarci 500 volte e alla fine non si arriva più. Un'altra cosa che ci capita, però questo per i viaggi lunghi, quindi diciamo quando andavamo, cioè verso la zona di Ravenna, che io comincio a soffrire di incontinenza. Voi avete presente, no? Quando si entrano nell'autostrada, che poi ti metti là, comunque vai. Avete presente che là ci sono un sacco di stazioni di servizio? Avete presente quelle? Ma voi ci credete che io da Chieti fino a Ravenna le ho fatte tutte perché mi scappava la pipì? Non ci si può proprio credere. La faccia sconvolta di mio zio, quando io gli dicevo: accosta, accosta, che devo fare? E quello vi diceva: ma mo hai fatto? Possiamo ripartire? Sì, ho fatto, tranquillo. Dopo 2 minuti, mo devo fare un'altra volta. Cioè, questo fino ad arrivare su a Ravenna. È una cosa impossibile viaggiare con me, cioè, lo dico e basta. Invece, quando viaggio in aereo, quello praticamente io soffro di mal d'aria. E praticamente durante il viaggio in Inghilterra sono andata in bagno 2 volte, ma non solo per fare pipì, anche perché mi veniva da vomitare. E dovevo cercare di trattenere, perché se vomitavo, non volevo far atterrare l'aereo per un atterraggio d'emergenza. E quindi alla fine ho dovuto trattenere.
Oltretutto, non ho mai viaggiato per mare, che io ricordi, perché i miei genitori mi hanno detto che quando ero molto piccola mi hanno portato su una di quelle barchette che comunque che si affittano tipo per 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, un'ora, che si trovano comunque sulla spiaggia, però sono troppo piccola per ricordarlo, quindi io non lo so. Ma quest'anno andiamo alle Tremiti, io col mio fidanzato. Spero soltanto di non vomitarle addosso, perché se io soffro di mal di macchina, di mal d'aria, cioè arrivato a questo punto mi viene da pensare che soffro pure di mal di mare. Oh cavolo. Cioè con me è impossibile viaggiare perché o devo vomitare o devo fare pipì. Che dire, ragazzi? Spero che vi siete divertiti con questo video. Purtroppo il mio ragazzo questa volta non ha potuto proprio neanche fare un video di 10 secondi per salutarvi, però molto probabilmente la settimana prossima staremo insieme fisicamente e quindi registreremo proprio un video insieme. E quindi che dire? Buona domenica e ci rivediamo la settimana prossima.